La crocifissione è un metodo di esecuzione capitale che è stato praticato nel corso di migliaia di anni. Risale probabilmente all'epoca degli antichi assiri e babilonesi. Sappiamo che i persiani la utilizzavano e che anche i macedoni, sotto Alessandro Magno, la adottarono. Tuttavia, fu con i cartaginesi che la crocifissione si diffuse in maniera significativa in Europa. Infatti, Cartagine era solita crocifiggere un gran numero di persone, compresi i propri generali che subivano gravi sconfitte in battaglia. L'antica Roma è notoriamente conosciuta per aver crocifisso Gesù di Nazareth. Gli antichi romani appresero questa pratica probabilmente dai cartaginesi o dai mercanti fenici. Le crocifissioni venivano generalmente effettuate non solo per punire i criminali, con una morte estremamente lenta e dolorosa, ma anche per esporre al pubblico i loro crimini riportati sulla croce, allo scopo di scoraggiare altre persone dal commettere gli stessi atti. Ma come veniva eseguita? Scopriamolo insieme, passo dopo passo. Tutto inizia in tribunale, con la sentenza pronunciata da un pretore o un giudice che condanna l'imputato per un crimine meritevole di crocifissione. Una volta dichiarato colpevole, sotto gli occhi del giudice, all'imputato vengono rimossi tutti i vestiti e gli oggetti personali con l'aiuto di due uomini. Successivamente, il condannato viene legato ad un albero o ad una colonna e frustato almeno 20 volte sulla schiena con una frusta molto sottile, dalle estremità di osso o di ferro per aumentare il dolore e provocare ferite aperte. Dopo aver frustato allo stremo il condannato, i due uomini lo rivestono e lo costringono a portare una trave di 45 kg sulle spalle, legando le sue mani ad essa con delle corde. Questa trave porta un pezzo di legno chiamato Titulus, sul quale sono scritti il suo nome e il suo crimine. Il condannato deve quindi camminare fino al luogo della sua esecuzione, generalmente fuori dalla città, attraverso la folla che lo osserva, lo insulta, gli lancia oggetti addosso o addirittura lo ferisce. Una volta giunto al luogo dell'esecuzione, il condannato vedrà un palo verticale di legno di fronte a sé. Gli esecutori rimuovono nuovamente i vestiti dal condannato, poi gli inchiodano entrambe le mani e i piedi sulla croce. Le mani del condannato erano spesso solamente legate con delle corde alla trave. Altre volte, gli esecutori potevano decidere di conficcargli i chiodi nei palmi, o nei polsi, o in entrambi, poiché in una situazione prolungata, le mani, da sole, potevano finire per lacerarsi, facendo così cadere il condannato. La croce veniva poi sollevata con delle corde e il condannato veniva lasciato morire con delle guardie che lo sorvegliavano. Ora il condannato attendeva e sperava che la morte arrivasse il prima possibile. Alcune fonti menzionano che c'era un piccolo pezzo di legno chiamato sedile, sul quale il condannato poteva sedersi o appoggiarsi. Altre fonti menzionano che questo sedile era un corno, e quindi il condannato era seduto su un oggetto che lentamente perforava i suoi genitali. A causa delle sue mani iperestese, il condannato non poteva espandere facilmente la gabbia toracica. Per poter respirare, il condannato doveva spingere con i piedi inchiodati per espirare e tirare con le mani inchiodate per sollevarsi ed inspirare. Nella maggior parte dei casi, il condannato moriva entro 12 ore, ma poteva resistere fino a 3 giorni prima di collassare a causa di un possibile infarto, insufficienza cardiaca, asfissia, sepsi dovuta alle infezioni, disidratazione o predazione animale. In alcuni casi, per aumentare la sofferenza del condannato, gli esecutori potevano scegliere di farlo bere acqua o dargli la posca, una bevanda tipica dell'epoca romana, fatta con acqua e aceto, oppure di curare le ferite con l'intento di far durare di più il processo. Altre volte, svegliavano il condannato per non lasciarlo riposare, per tenerlo sveglio nel suo dolore. Nel caso opposto, se gli esecutori volevano porre fine alle sofferenze del condannato, potevano scegliere di prendere un bastone di ferro e rompergli le gambe, in modo che tutto il peso ricadesse sulla sua gabbia toracica, facendolo quindi soffocare. Oppure potevano conficcare una lancia nel suo torace, cuore o polmoni, per un simile risultato. Le crocifissioni furono molto popolari durante le guerre civili. Crasso, durante la terza guerra servile contro Spartaco, ordinò la crocifissione di 6.000 schiavi lungo la via Appia per ben 200 km di lunghezza, distanziati in media 30 metri uno dall'altro. Ai cittadini romani poteva essere inflitta una condanna a morte, ma non per crocifissione. La crocifissione era riservata solo agli schiavi e ai non romani, ed inoltre molti prigionieri ebrei furono crocifissi sotto i romani. Le crocifissioni non venivano sempre eseguite allo stesso modo. In alcuni casi, il condannato veniva inchiodato su un semplice tronco o albero verticalmente, senza alcuna croce. Seneca il Giovane afferma che alcuni condannati venivano anche impalati con un solo bastone, che passava dal basso verso l'alto, per la zona inguinale.
Alcune fonti riportano che i romani, solo per le crocifissioni degli ebrei, crocifiggevano le donne ebree inchiodate di fronte alle loro croci, in modo che il seno e le parti intime non fossero visibili alla folla per motivi di pudore. La crocifissione fu abolita solo nel 337 d.C. con l'imperatore Costantino, che si convertì al cristianesimo. Tuttavia, questo metodo di esecuzione continuò per molti altri secoli nei paesi orientali. Ti è piaciuto questo video? Se sì, clicca a destra o a sinistra per vederne uno in più. Grazie mille per aver guardato!